Valentina Lattanzio e oggi ho deciso che mi truccherò, ma utilizzando degli attrezzi. Ma utilizzando degli attrezzi da lavoro. Come ad esempio questo rullo per pitturare i muri, questa spatola, se si chiama così, non lo so. Questo pennellone, un altro pennelletto un po' più piccolo. Questo mi sembra anche un po' incrostato. Io comunque li ho lavati tutti questi attrezzi, ma sicuramente non saranno mai venuti puliti al 100%. Poi un altro pennelletto, che questo sicuramente lo utilizzerò per il rossetto perché è perfetto. Un cacciavite, ma questo non è appuntito, ha tipo la punta da piatta, e questo lo utilizzerò tipo per fare l'eyeliner. Una chiave inglese, se si chiama così, e della carta vetrata. Chissà per che cosa le utilizzerò queste cose. Io direi di iniziare subito. Prima di tutto voglio mettermi la cremina. E metto la crema qua sopra. Facciamo un attimo così. E adesso cerco di spalmarla. È un casino truccarsi con queste cose, perché non è che sono proprio così perfette. Ma sicuramente ci saranno ancora dei pezzettini di vernice. Il fatto che io l'ho lavata anche col sapone, ho sfregato. Ma sicuramente qualche residuo ci sarà ancora. Però secondo me queste crema non riuscirò mai a spalmarla al 100%. Quindi prendo questo pennelletto e lo inizio a spargere per bene. Cioè sembra che veramente sto pitturando dei muri. Quindi dopo aver messo la nostra fantastica crema, io direi di andare a mettere subito il fondotinta. Raga, ma che strano è truccarsi con queste cose. Cioè mi mancava soltanto questo. Ho provato in tutti i modi, mi sono toccata anche addirittura di rosa con la mano sinistra. Ma con gli attrezzi per lavorare mai. Però ero super curiosa, alla fine, cioè provare non costa nulla. Dove ho messo l'altro fondotinta? Ok, ci sono. Adesso io direi di andare a mischiare i due fondotinta. Naturalmente li metto tipo un pochino qua così. E poi adesso iniziamo ad andare a spalmare. Non male, raga. Dovreste provarci anche voi a casa, a toccarvi tipo con cose strane. Mentre mi sto sporcando i capelli, bocciata la spatola. Direi di andare a spalmare così. Mamma mia raga, ma che male fa questo pennello? Ma perché è durissimo? Se guardate ogni singolo pelo del pennello è spessissimo. Quindi niente, io direi di utilizzare questo. Intanto c'è questo pennello che perde i peli, mi si incollano alla faccia. Base messa. Adesso dopo aver messo questo fondotinta, io direi di andare ad illuminare sotto i nostri occhi. Però questa volta che cosa voglio usare? Non lo trovo! Andiamo a mettere questo correttore sulle occhiaie. Ne vado a mettere un po' qua sulla carta vetrata, perché appunto ho deciso di utilizzare la carta vetrata tipo come spugnettina. Non so come si chiama quella cosina che hanno tutte tipo di spugna, però lo sto usando al posto di quello. Chissà che male, perché poi carta vetrata, cioè questa qui serve per grattare i muri, raga. Oh, pensavo peggio, mi sono fatta male. Sì, ma non è che viene praticamente molto bene. Io qui mi vedo tutta macchia perché non mi si sparge bene. Allora, ritorniamo a prendere il nostro pennello. Comunque questo pennello ci sta, raga, cioè sparge un sacco. Però punge anche tantissimo, ma tanto tanto. Finalmente è arrivato il momento della nostra cipria. Non potete capire, la volta scorsa avevo detto che non l'avevo rotta e cose. Ma che cosa è successo? Praticamente sapete che dopo un po' che la cipria sta per finire diventa sempre più sottile e quindi dopo un po' comunque si rompe. Adesso la mia cipria è completamente distrutta. Qua c'è sempre il mio pezzettino di cotone, ma dopo un po' la cipria si rompe. Quindi io direi che con questo rullo vado a prelevare un po' di cipria. E quindi poi inizio a passarmela in faccia così. Ok, passiamola ancora un po' qui, prendiamone un bel po'. Iniziamo a spalmarcela sulla faccia. Ok, mi sa che dopo dovrò farmi una bella doccia, lavarmi tutti i capelli perché mi sto spruzzando tutto addosso. Però questo qui comunque è morbidissimo. Ok, cipria messa. Intanto ci sono pezzi di cipria ovunque, quindi io direi di spennellare un po'. Spostiamo via tutto il nostro... Oh no, ma nel mentre sto pitturando la scrivania. Allora facciamo un po' così,
e voilà! Questo che mi è rimasto attaccato. Adesso è arrivato il momento del blush. Andiamo a mettere questo di questa palette. Ma secondo me possiamo usare adesso questo pennello, guardate. Questo secondo me è il peggiore, prima di tutto. Il peggiore di tutti gli attrezzi che ho qui, perché è super duro, guardate. Cioè, ma anche soltanto il rumore. Ma che male, raga, fa malissimo. Sta graffiando tantissimo. Facciamo così. E così lo sfolgo bene. Sì, amore, mi sa che alla fine l'oggetto migliore resterà per sempre questo pennello. Quindi mi sa che è arrivato il punto di riutilizzarlo. Fissiamo un attimo il tutto. E andiamo a mettere l'ombretto. Quindi prendo il mio pennellino, che però utilizzerò anche per le labbra. Andrò a prendere un po' di rosa, un po' di rosa e un po' di marrone, perché voglio fare un mix oggi. Oggi mi sento un po' così. Ma va, ma è bellissimo sto pennello. Cavolo, l'ho lavato proprio bene. Adesso in mezzo voglio mettere tipo una specie di illuminante, un ombrettino tutto un po' sbrilluccicoso. Utilizzerò questa, perché mettendomela qua poi vado a passare l'ombretto qua in mezzo, così quel mezzo rimane più chiaro. Vado a prendere questo. Guardate com'è super sbilluccico. Lo mischio anche con quello a fianco perché è un po' più chiaro. E facendo così è ridicola come cosa. Vado a metterlo in mezzo. Wow, raga, non male. Andiamo a fare anche l'altro allora. Mi piace tantissimo, però io direi di andare ad utilizzare ancora un po' di fucsia, un po' di bordeaux, un po' di marrone, un po' di tutto. Apriamo anche questa palette, prendiamo altri colori. Un po' di violetto, dai, sì. Ma è venuto benissimo! Ma va, cioè meglio dei miei pennelli, io non ci credo. Paia! Bello! Paia! Perché l'ho fatto? Cavolo, no, volevo un attimo passarmelo qua sotto perché magari è caduto un po' di ombretto. Quindi facendo così, ancora un po' così, ancora un po' così, così vanno via tutti i pezzetti di ombretto che non mi servono. Oh, no! Adesso è arrivato il momento dell'eyeliner. Oh no, il mio peggior incubo. Passo un po' di inchiostro qua sulla linea del nostro cacciavite. Quindi proprio qua, lo vedete? Il fatto, amori, è che sono un po' sfigata, perché l'altro giorno ho messo l'eyeliner nell'astuccetto, ma purtroppo il tappino mi si è staccato. Quindi cosa significa? Che le mie liner si sono seccate. Bello, mamma, wow. Quindi, oh, come faccio? Un pochino la linea è venuta, non ci credo, ma vedi? Mi è venuta meglio delle altre volte. Cioè, è molto sottile. Il problema è che secondo me sarà più difficile seguire il contorno dell'occhio, sicuro. Ce l'ho fatta, strano ma vero, amore, non è possibile. Ho messo le liner e le ho messe anche bene con questo cacciavite. Cioè, no, vabbè, ma va. Ci ho messo veramente tantissimo a mettere queste liner, ma voi non lo capirete perché tanto ho tagliato il tutto. Quindi adesso andiamo a mettere il il mascara? Ma come faccio a metterlo? Ho un'idea. Vado a mettere un po' di mascara sul lato del pennello, anche perché se lo vado a mettere qui vuol dire che tutti i pezzettini di i peli del pennello mi finiscono dentro. Quindi andiamo a mettere un po' di mascara qua così. E con delicatezza, mi raccomando, iniziamo a pettinarci le ciglia, mamma. Eccola! Mi sono già sporcata il naso. Vabbè, lo pulisco dopo, adesso lo lasciamo asciugare prima che mi si sbava tutto. Eccola. No! Ho appena finito di fare gli occhi. Sapete che mi sono venuti meglio delle altre volte? Io non ci credo. Cioè, di solito veramente, a volte mi trucco anche male. Questa volta ho utilizzato degli attrezzi tipo da muratore per verniciare cose da imbianchino, non lo so, degli attrezzi di mio padre. Il make up è tutto bene. Cioè, quindi che cosa mi consigliate? Di toccarmi sempre con queste cose o con i miei trucchi? Passiamo alle sopracciglia, che praticamente abbiamo finito. Io utilizzerei se... No, ho capito cosa posso usare. Vado ad appoggiare un po' di colore qua su e poi lo passo sulle sopracciglia. Ditemi che viene.
scuola. Wow, ce l'ho fatta, manca soltanto il rossetto. Guardate il risultato delle sopracciglia, le ho scurite un po'. E adesso vado a mettere, che rossetto? Prima di tutto voglio mettere la mia solita matita color labbra. Come faccio a mettere la matita? Cavolo raga, ma non ci ho pensato, ma mi sa che oggi la matita balza. A meno che... guardate cosa faccio con la parte in fondo del mio pennello. Questa è una matita che non uso molto perché è troppo chiara. E poi me lo passo sulle labbra, così. Ti hai capito come? Saliamo per Rene. Sì, ci metto un po' perché poi questo pennello non è ben rigido, quindi mi si piega tutto e non è che il colore viene. Amore, ho appena finito di fare il make up, è vero? Passiamoci nuovamente il rullo sulla faccia, perché così leviamo il trucco in eccesso. Sposto subito la scrivania così vedete il risultato. Guardate com'è venuto. Cioè, io non ci credo. Ma la cosa che mi fa più ridere sono le eyeliner. Le eyeliner, io con il mio pennellino super fine, super perfetto, mi sporco tutta. Invece, con questo cacciavite no! Com'è possibile che ho fatto una linea così perfetta con questo coso? Ma sapete perché? Perché è super fine, io ho messo il colore qua e piano piano l'ho appoggiato facendo questa linea perfetta. Io non ci credo. Se volete provarlo a fare anche voi a casa, fatelo, anche perché è molto divertente ed è anche molto curiosa come cosa. Infatti io ho pensato, cavolo, ma non mi sono mai truccata con degli attrezzi da muratore, perché non provare subito? E infatti oggi ce l'ho fatta e sono perfetti, mi piacciono veramente tantissimo, mi sa che li userò anche altre volte. No vabbè, scherzo, non li userò mai più. Però magari a mio padre gli farò vedere che gli attrezzi da lavoro si possono utilizzare anche per il make up. Quindi raga, cliccate like se questo video vi è piaciuto, commentate qua sotto con l'attrezzo che vi è piaciuto di più. Seguitemi su tutti i social, quindi qua su YouTube e su Instagram. E mua, su amori, un bacione grande grande.